Sera buona ragazzi, cut a posto e benvenuti in questo nuovissimo video. Ho dovuto aspettare un po' di tempo per farlo, ma volevo essere sicuro che diciamo che la notizia fosse vera al 100%. Ovviamente per chi tifa Napoli sa di chi sta parlando, perché nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di Kevin Malquitte. Malquitte, non faccio francese, non rompetemi. E è stato ufficializzato il suo passaggio dal Lille al Napoli per 12 milioni di euro. Allora, sul prezzo, io non credo che ci si può fare una discussione perché alla fine il giocatore è sconosciuto. Non sappiamo se veramente vale o non gli vale questi soldi. Ok, che il prezzo è una cosa relativa, alla fine è la domanda e l'offerta. Alla fine il prezzo lo fa chi lo vuole vendere, bisogna vedere la squadra che lo vuole comprare, quanto è disposto a spendere. Ma non possiamo, diciamo, una persona soggettivamente non può dire se quel giocatore veramente vale o meno quei soldi, perché diciamo bisogna vedere con Napoli se farà bene o meno. Personalmente non lo conosco, cioè non lo conoscevo prima che il Napoli avesse sondato per lui. E voi dite, ma perché fai un video se non lo conosci nemmeno? In realtà di un giocatore non parlo solo delle sue caratteristiche, ma parlo anche di quanto può essere utile per la società, sul prezzo, anche sul, diciamo ci sono vari fattori, non è solo le caratteristiche. Poi qualche cosa l'ho vista, non è che non l'ho vista completamente, all'inizio non lo conoscevo. Poi ovviamente prima di giudicare un giocatore lo conosco. Ho letto pure molti commenti, molti pensieri soggettivi su quel giocatore, dicendo che è un giocatore molto offensivo, che sa spingere, diciamo, può dare il supporto offensivo che mancava al Napoli sulla fascia. Allora, come colpo do 6. Do 6 perché non do di più, ovviamente, perché non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, è un rincalzo. Sto parlando pur sempre di un rincalzo, un panchinaro, un gregario, un giocatore che sostituirai, sai. Scusate la voce, ma sostituirai, sai. Anche se io avrei preso un terzino molto più forte di Malquit, e anche superiore, sai. Perché, con tutto il rispetto per Isai, che è un buon terzino, ma in ogni partita fa sempre quel compitino senza mai andare oltre, senza mai superarsi. Sta sempre in quel limite e raggiunge il massimo senza mai andare oltre. E sinceramente, per una squadra che punta allo scudetto, non serve un giocatore come Sai, che non sa difendere, non sa affrontare avversari veloci, non sa spingere, sbaglia cross, sbaglia passaggi, non si fa trovare pronto. Un terzino buono, ma non da scudetto. Per questo avrei virato su altri giocatori. Io non critico Marquie, cioè, io sono il primo a dire che voglio altri giocatori, però. Da essere umano, da persona soggetta, già una persona che deve giudicare in maniera oggettiva, razionale, non posso fare altro che dire che bisogna valutarlo nel tempo, bisogna aspettare, bisogna vederlo prima giocare per poterlo giudicare, bisogna dargli fiducia. Non si può dire, ma sei scarso, fai cagare, non sei da Napoli, non sei da Serie A. Ma se non lo conoscete nemmeno, vedetelo prima di giudicarlo. Ma neanche una stagione, almeno 2 o 3 anni. Ci vuole tempo per vedere se un giocatore è bravo o meno. Aspettate. Cioè, io, chiunque giocatore sia, dal più antipatico al più simpatico, dal più forte al più scarso, chiunque venga a Napoli, bisogna dargli fiducia. Perché se noi, se la, se i fiduci, se, perché i fiduci? Cazzo di gente. Se i tifosi non danno la massima fiducia nei confronti del proprio calciatore, quest'ultimo soffre la pressione, soffre l'agitazione, le critiche, lo scetticismo generale e ne risente tantissimo sulle prestazioni. Quindi un giocatore che, al di là delle sue caratteristiche, delle sue qualità, se riceve il supporto psicologico da parte dei tifosi e anche della società, diciamo è un passo in più per poter far bene. Combinando le sue qualità potrebbe rendere al massimo. Ovviamente avrei preferito altri terzini, cioè non sono né il primo né l'ultimo a dire questa cosa. Ci sono terzini migliori, più esperti, più forti, che si sarebbero serviti come il pane. Ad esempio Aurier,
tra tutti i terzini accostati a Napoli era il mio preferito perché ha esperienza, ha velocità, fa fisico, fase difensiva e anche buoni doti di cross. Peccato che De Laurentiis non lo deve prendere per i fatti extracomunitari e questa cosa mi fa ridere perché noi prendiamo Cho e non posso prendere Aurier per i fatti extracomunitari. Cioè, tra i due preferisco Aurier perché come portieri siamo messi anche bene, non benissimo, ma bene. Per quanto riguarda il terzino destro, era una situazione di emergenza. Avrei preso subito Aurier, Cho l'avrei preso a zero tipo a gennaio, ma non vorrei prendermi Ochoa, ma non prendendomi Aurier. Preferisco prendere entrambi, però mi sembra tanto una stronzata questo fatto degli extracomunitari. Darmian no. Tutti dicono, Darmian è esperto, è forte. Allora, a me non mi interessa che Darmian conosce il campionato italiano. Allora, questo ragionamento devo prendere anche Cacciatore e Santon che conosco il campionato italiano. Allora, che ragionamento è? Non mi posso prendere. Devo prendermi Santon e non Carvajal perché il primo conosce già la Serie A. Io prendo un giocatore forte, anche se ha giocato all'estero, piuttosto che un italiano scarso che conosce già la Serie A. A me non mi interessa che conosce già la Serie A, perché se uno è forte, è forte. Poi ci sta che sia ambientato più tardi, però nel futuro si vedranno le sue prestazioni una volta ambientandosi nella squadra. Invece lo scarso, ambientandosi o meno, resterà sempre scarso. A me Darmian non piace. Non dico che è scarso, ma secondo me non è un giocatore che ci serve. Perché sono 3 anni che non gioca, sono 3 anni. Allora, United ha fatto panchine su panchine. Quindi ne ha risentito molto. Non è più in forma, non è più al passo per giocare in un grande club. Ed inoltre l'hanno sopravvalutato tantissimo in nazionale. Lo continuano a convocare, ma fa cagare. Allora, United non gioca. Al Torino non mi sembra che abbia fatto cose straordinarie. Per un gol contro la Juventus l'hanno sopravvalutato incredibilmente. L'hanno venduta una cifra spropositata. Per me 20 milioni sono esagerati per Darmian, per di più 3 milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo non li do a Darmian. Massimo Darmian gli darei 2 milioni e 2, 2 milioni e 3, ma 3 milioni e mezzo sono esagerati. Per me nel Napoli solo Koulibaly, Amsic, Mertens e Insigne meritano i 3 milioni e mezzo all'anno, anche di più. Il resto nessuno merita tutti questi soldi. Ovviamente relativamente, perché umanamente nessuno li merita. Però, considerando che ormai molti giocatori guadagnano questi stipendi, loro ci stanno che guadagnano questi soldi. Mentre Bersalico l'avrei preso, però già se l'è preso l'Inter. Sabalì non mi sarebbe dispiaciuto, però preferisco evitare giocatori che si rompono sempre. Ne abbiamo fin troppi come Meret, Zielinski, Gulam, Younes, preferisco evitare. Forse Milik che si spacca spesso. Arias pure non mi sarebbe. Diciamo mi avrebbe fatto piacere, però l'unico che avrei veramente voluto è stato Aurier. Ora che ho preso Malquit, non credo che prenderemo un altro terzino, però non credo che Napoli smetterà di operare sul mercato, anzi penso che sarà alla ricerca di un portiere. Ma sono dell'idea che prendere il portiere non basti per colmare il gap con la Juventus. Dobbiamo fare almeno altri acquisti. Ci servirà probabilmente un altro centrocampista. Perché secondo me uno che prende il posto di Jorginho ci serve, visto che Diawara da solo non può giocare in quella posizione. E poi l'attaccante, perché io non dico Cavani, però vogliamo prendere un attaccante che prende il posto di Inglese, perché secondo me Inglese non è un centravanti da Napoli, è un giocatore mediocre da squadra provinciale. Io metterei Milik titolare, piuttosto prenderei un giocatore esperto che possa farlo crescere. E poi all'occorrenza mettiamo anche Mertens come jolly, ma a partita in corso. Anche se dubito che Ancelotti lo metterà in quella posizione. Ancelotti lo metterà o esterno o trequartista. Spero trequartista, così vedremo un reparto offensivo con Mertens, Insigne, Calegone e Milik. Abbiamo un attacco davvero della Madonna. E niente, questo video finisce qua e ciao. Spero che il Malquit faccia bene. Io do il massimo sostegno. L'unica cosa che consiglio al Malquit è, diciamo, di reggere la pressione, di ambientarsi e di dare al massimo. Che secondo me Ancelotti, se lo valorizza, può diventare un buon giocatore. Casomai fra qualche anno lo venderemo anche al doppio. Speriamo, però a 27 anni dubito. E niente, ciao.